Ciao amici, siamo di nuovo qua per vedere nuovi passi delle line dance country. Oggi vedremo un passo molto semplice che si chiama passo vine ed è molto frequente trovarlo nelle line dance, è proprio uno dei primissimi passi che si imparano. È un passo che ci serve per spostarci lateralmente e si esegue in questo modo. Se troviamo sul nostro script l'indicazione di fare un vine a destra, non dobbiamo far altro che aprirci sulla destra, appunto spostando il piede destro, incrociare il sinistro dietro e riaprire con la destra. Come avete visto, questo passo viene eseguito in tre conti. Di solito poi viene chiuso per lo più con uno stomp, cioè una battuta, un touch, cioè un tocco, oppure con uno scuff. O semplicemente può anche non essere chiuso perché finito il mio vine da tre tempi, posso ripartire immediatamente verso sinistra in questo modo. Apro, incrocio dietro e apro. Quindi lo rivediamo un attimino, sia frontalmente che poi visto da dietro. Quindi mi girerò, vi darò le spalle in modo che voi possiate vedere anche da dietro come viene eseguito il passo. Faccio semplicemente il vine in tre tempi, verso destra e ritorno verso sinistra. Ok? Pronti? 5, 6, 7, 8. Apro, incrocio, apro, apro, incrocio, apro. Adesso lo vediamo visto da dietro. Attenzione, verso destra. 5, 6, 7, 8. Apro, incrocio, apro. Sinistra, incrocio, apro. Questo è il vine in tre tempi. Se lo chiudiamo e ci aggiungiamo un quarto tempo, per esempio con una chiusura con uno stomp diventerà così. Apro, incrocio, apro e chiudo. Quattro tempi, quattro conti. Ok? Per ora è tutto. Ci vediamo al prossimo step.